Salve, Buongiorno. buondì. Allora, benvenuti in questa nuova puntata, la penultima, o la terzultima, meglio dire, di questa annata calcistica. Sono qui con due ospiti, lui l'avete visto. 10:32, E 23. bene, oggi analizzeremo l'ultima giornata del campionato di Serie A di quest'anno e l'ultima del girone d'andata. Ci sono tre importanti anticipi che riguardano la lotta per lo scudetto, lotta Europa e lotta salvezza. Riguardano Sampdoria, Juventus, Sampdoria, Sampdoria, Juventus. Vediamo se siamo Come aggiornati. Juventus Sampdoria, la Juve gioca in Juventus casa. Sampdoria. La seconda partita è Napoli Bologna. e la terza è E la terza è Milan Milan Spal. Milan Spal. Niente, il DS non è attento, un po'. Allora, la Juventus viene da un pareggio per 2-2 contro Atalanta a Bergamo. La Sampdoria ha vinto 2-0 grazie all'ennesimo gol di Quagliarella Ramirez, coppia che sta facendo fenomena e fenomeni. Abbiamo già parlato di Quagliarella negli scorsi video, potete tranquillamente vedere. Sampdoria in rampa di lancio e in più c'è una scommessa di Ferrero, il pazzo. Che cosa ha fatto Ferrero? Si vuole dire, se dovesse vincere contro la Juventus si taglierebbe i capelli come Nainggolan. Io lo spero a tutto il cuore. La bestia nera della Juventus è ovviamente contro la Juventus è Quagliarella, ha sem quasi sempre segnato, è sempre andato a bersaglio. Il Quagli è da 9 partite consecutive che va a bersaglio, quindi è il migliore attaccante in questo momento in azione, meglio di Cristiano Ronaldo, Icardi, Immobile, Piontek messi insieme quasi. E ora andiamo con le con le formazioni. Te le vuoi dire tu? Ovvio, ci Certo. dici anche la fonte di Juventus e Sampdoria per quanto riguarda le formazioni? Allora, per Juventus Sampdoria abbiamo finalmente il ritorno in centrocampo di Matuidi, che secondo me serve come il pane per questa Juve. Abbiamo sempre il centrocampo Pjanic che mancava, è mancato per 70 minuti nella Se ne è formazione iniziale della sentito. Juve e si è Contro l'Atalanta. sentito fondamentalmente, poi torna anche CR7 finalmente titolare, quindi la Juve in grande spolvero, la Samp che schiera sempre Ramirez, Caprari e Quagliarella in attacco, e quindi che Per la gioia di Pietro, non metto De Frel è sempre in panchina, perché ormai panchinaro ormai fisso. Caprari che ha preso il posto. Ci dici tu invece le probabili formazioni del match delle 18, calcolando che Hamsik ha 3-4 settimane di stop. Allora, in porta ci sarà sempre Meret che ormai ha preso il posto da titolare. Quindi non ci Poi, sarà il dualismo con Ospina. non credo, ormai penso Scarso Meret Spina, scarso si sia Spina. preso il posto da titolare. In difesa al posto di, come cazzo si chiamava? Di Bene. Koulibaly ci sarà La prima parolaccia è Luperto. stata detta. Anzi, no, la seconda. Ci sarà Luperto con la coppia d'attacco Luperto, Milik giovane Mertens. interessante. Luperto, giovane interessante. Chi Mentre prenderà il posto di Hamsik? Fabian Ruiz di Altro giocatore che molti hanno prospettiva. sottovalutato. Coppia d'attacco, il tridente d'attacco, Mertens, Caglione e Milik. Milik davvero. Grande attaccante che si sta riprendendo. La partita delle 20:30 invece la dico io con Milan Spal. Tutti diciamo che sono a disposizione. Suso non ha un problema grosso la pubalgia, quindi non ha un problema pubalgico, quindi dovrebbe essere addirittura titolare. Rientra più o meno il centrocampo. Out come sempre Strinic e Buonaventura. Strinic, Bonaventura e Caldara, che probabilmente rientreranno il primo e il terzo a febbraio, anche se io ne dubito, soprattutto Caldara. Mentre per quanto riguarda la Spal, in questo momento in vantaggio la coppia d'attacco Petagna-Antenucci con ancora una volta Paloschi ex di turno in panchina. Bene, per questo. A questo punto diciamo i tre pronostici, dato che siamo in tre, ne facciamo una a testa. Scegliete la squadra e io prendo il Milan delle 20:30. Quindi sceglietevi tra Sampdoria e Ah, io prendo la Scaglioli. Juve. Io prendo il Napoli. Juve Sampdoria, siccome ho detto prima le squadre. Secondo me, Juve Sampdoria, viste le squadre e tutto, con il ritorno di CR7,
Pronostico un bel 3-1 per la Juve. La Quindi Juve se la vittoria diavolata, Juventus. sì, assolutamente. Io invece per Napoli-Bologna, anche se il buon Pippo si deve salvare, ma do un 3-0 per la squadra di Ancelotti. Segna Higuaín? Higuaín a Napoli, Ho sì. fatto la domanda. Ah, sempre a Napoli, ma non credo. Per me invece, dato che ho introdotto l'argomento C'è la Higuaín, per me maledizione. invece il Milan vince secco, non so quanto, sicuramente con over, e rivedremo il gol di Higuaín. Segna Attenzione, Kalinic. no. Kalinic potrebbe segnare solo se in porta c'è un amico mio che voglio salutare. Vi saluto per questo prima parte di video, poi analizzeremo le partite delle 15. Un saluto da 10:32, e pece 23. dal solito Pippo. Ciao!